ma mi diceva Pierpaolo che Belpietro ce l'ha parecchio con voi. Belpietro ha avuto un incontro personale con Stark che per un po' noi abbiamo fatto degli interventi in questa trasmissione sulla 7 di Telese, dove Stark, diciamo, vestito di tutto punto come una sorta di avvocato, era lì e faceva degli interventi, delle battute al volo. Era anche una cosa abbastanza divertente, perché anche come modalità, perché noi eravamo tutti praticamente connessi tramite Skype, seguivamo la trasmissione e mandavamo a lui, che era lì, le battute in diretta praticamente. E insomma, con Belpietro, Stark gli ha detto qualcosa di troppo, per cui Belpietro ha cominciato a dire: quel signore che compita battute pensando di essere spiritoso. È stato un rimaste storiche. Oramai c'è anche il gruppo su Facebook del signore che compita battute, c'è il gruppo su Facebook per tutto, ma insomma, anche questo. Ma c'è qualche altro che ha fatto la voce grossa, qualche altro personaggio? Io per esempio so, l'unico che so è Giordano. Giordano, anche lui è diventato subito una cosa proverbiale, perché se vedete sempre sul nostro gruppo di Facebook, sulla pagina di Spinoza, c'è l'umorismo di un paracarro in una giornata di nebbia, che è una definizione bontà sua di Giordano, che ci è piaciuta molto. Abbiamo messo fantasioso, è stato il suo mestiere, no? Siamo molto riconoscenti, perché insomma, è stata una, pensavo che fosse vostra su Giordano. No, è stato qui su di noi. Si è preso 6 mesi pianificare. Poi la scritta gliel'abbiamo pubblicata, perché preso 6 mesi e ho visualizzato una cosa bellissima. Gli hanno dato 6 mesi. No, so no, magari. Ma a proposito, ma non vanno ancora querelato? Ancora si cerca di districarsi in maniera da non rimediarne nessuna di querela. Ma Giordano si era arrabbiato per cosa? Perché l'hanno distrutto, l'hanno massacrato. Sì, era un momento in cui c'era stato un urto frontale anche con lui, ma era praticamente sempre a ricasco di questa trasmissione in Telese. C'erano state un po' di polemiche in quel momento, dopo la polemica con Belpietro, e insomma ci aveva, bontà sua, dedicato un articolo di quelli proprio molto arrabbiati.